abbiamo una serie a termini di segno non negativo. Poniamo il massimo limite della radice ennesima di a con n sia uguale a lambda minore di 1. Allora la serie converge. Se invece il massimo limite, questa volta basta il massimo, se vi ricordate l'altra volta era il minimo limite, ma qua va bene anche il massimo limite, se il massimo limite della radice ennesima di a con n è uguale a lambda maggiore di 1, allora la serie diverge. Allora, la dimostrazione sia epsilon positivo tale che lambda più epsilon sia ancora minore di 1. Siamo nel primo caso. Quindi qua stiamo prendendo la dimostrazione del caso 1. Allora esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, allora la radice ennesima di a con n è minore di lambda più epsilon, il che vuol dire che a con n è minore di lambda più epsilon alla n. Quindi la somma per n che va da 1 a infinito degli a con n è uguale alla somma per n che va da 1 a n degli a con n più la somma per n che va da n più 1 a più infinito degli a con n. Se vi ricordate la serie è uguale alla sua somma parziale n-esima più il resto n-esima, che è minore o uguale, il primo pezzo rimane uguale e il secondo pezzo lo possiamo maggiorare, da n in poi vale sicuramente questa disuguaglianza, somma per n che va da n più 1 a più infinito di lambda più epsilon alla n. Allora questa è una somma finita e si può calcolare, questa è una somma di una serie geometrica con la ragione minore di 1 e quindi il tutto converge. Andiamo a vedere la dimostrazione del secondo punto. Noi stavolta allora diciamo sia epsilon maggiore di 0 tale che lambda più epsilon, lambda meno epsilon è maggiore di 1. Allora io so che per infiniti indici diciamo esiste una sottosuccessione nj strettamente crescente tale che a con nj la radice nj-esima è maggiore di lambda meno epsilon che è maggiore di 1. Ma se la radice di questo numero è maggiore di 1 a qualunque diciamo radice con qualunque indice intero, questo vuol dire che a con nj è maggiore di 1 per ogni j. Quindi per infiniti indici abbiamo che i termini della successione sono maggiori di 1. Se sono maggiori di 1 vuol dire che non è vero che il limite di a con n fa 0 e quindi
la somma per n che va da 1 a più infinito degli agonetti deve divergere, perché quella o è una somma di una serie a termini di segno positivo, o converge o diverge positivamente. Una condizione necessaria per la convergenza è che i termini siano infinitesimi, i termini non sono infinitesimi, quindi convergono. Ok? Fine della dimostrazione. Oh, questo è il criterio della radice. Ovviamente se esiste il limite alla radice ennesima di agon n che è uguale a lambda, va bene uguale, perché se il limite, il massimo limite coincide con il limite, cioè se il limite alla radice ennesima di agon n fa 3, la serie diverge, se il limite alla radice ennesima di agon n fa un terzo, la serie converge, ma ripeto, basta anche con massimo. Tuttavia, ripeto, questo criterio è leggermente meglio di quello del rapporto, perché per fare questo, diciamo, andare a cercare di applicare questo criterio, non dobbiamo supporre che i termini siano tutti positivi, perché la radice ennesima la posso fare anche se con n uguale a 0. Tuttavia è, come si dice, acqua che non toglie sete, perché se andiamo ad applicare questo criterio alla serie armonica generalizzata, che noi già sappiamo quando converge e quando diverge, se io faccio la radice ennesima di 1 su n all'alfa, sapete bene che questo tende a 1. La radice ennesima di n tende a 1, l'ho elevata all'alfa. Quindi, siccome questo tende a 1, non siamo in nessuna delle due ipotesi. E quindi questo criterio, nel caso della serie armonica generalizzata, è perfettamente, completamente inutile, non ci dice nulla. Quindi ripeto, sia il criterio della radice che il criterio del rapporto sostanzialmente funzionano quando è possibile confrontare, almeno da un certo punto in poi, le nostre serie a termini di segno costante con una serie di tipo geometrico. Chiaro? E allora, però, una serie di tipo geometrico che converge, per esempio, è abbastanza forte la convergenza, cioè ci sono serie che non sono e non si possono confrontare con una serie geometrica, ma che convergono la stessa. Questa qua, se alfa è maggiore di 1, converge, però non si può maggiorare con una serie geometrica di ragione minore di 1. È chiaro? Okay. Quindi, però vedete, un'altra osservazione è che qualunque sia il criterio che noi vogliamo adottare, il punto base che ci è servito per tutte le dimostrazioni è il criterio del confronto. Se io ho due serie a termini di segno costante, se una c'è termini più grandi e converge, quella con i termini più piccoli converge pure lei. Se quella con i termini più piccoli diverge, quella con i termini più grandi diverge pure lei. Chiaro? Il criterio del confronto ci è servito sia nel criterio di condensazione, sia nel criterio della radice, sia nel criterio del rapporto. È chiaro? Okay. Quindi il criterio del confronto è il punto base. Poi chiaramente uno deve ingegnarsi a trovare degli opportuni confronti. Il criterio di condensazione è un modo intelligente, anche questi sono modi intelligenti, possono risolvere, però non male con noi sempre. Va bene, allora con la teoria sulle serie a termini di segno costante abbiamo finito, quasi. Vorremmo dire qualcosa sulle serie a termini di segno non costante, però prima di dire qualcosa dobbiamo dire qualcosa anche sulle proprietà della somma, cioè quando voi fate un'addizione di un numero finito di termini avete delle proprietà, per esempio avete la proprietà commutativa, io scambio i termini di posto e la somma non cambia. Poi avete la proprietà associativa o dissociativa, cioè io posso, che ne so, ho una somma di 10 termini, faccio 3 gruppi, prima faccio la somma all'interno di ogni gruppetto, poi faccio le somme che ottengo e questo è come fare la somma di 10 termini.
queste proprietà hanno un analogo per quanto riguarda le serie? La risposta è sì. Il problema, tra l'altro, sono ancora valide per le serie a tempo in segno costante. Vedremo che alcune, la proprietà, diciamo, di fare la somma raggruppando i termini rimane valida per tutte le serie, e invece altre proprietà come scindere un termine in due oppure per mutare i termini possono dare problemi quando vado a fare una somma su una serie a termini in segno costante. Più concretamente andiamo a fare degli esempi. Andiamo prima a enunciare le proprietà e poi a fare degli esempi in cui non valgono le proprietà se le serie sono a termini in segno costante. Allora, prendiamo una serie qualunque. Allora, che cosa vuol dire raggruppare i termini? Significa che io ho stavolta una successione che è strettamente crescente. Allora chiamo B con J. Allora chiamo B con 1 uguale alla somma per n che va da 1 a n1 degli agonemi, e chiamo B con J la somma per n che va da n j-1 più 1 a n con j degli agonemi. J meno 1 più 1. Perché? Allora, la cosa che avete più difficoltà a capire è questo n j meno 1 più 1. Perché? Allora, questo per j maggiore o uguale di 2. Allora, mettete j uguale a 2. Se metto j uguale a 2, qua viene n 1 più 1 fino a n2. Poi metto j uguale a 3, qua viene n3 n2 più 1 fino a n3. Poi metto j uguale a 4, qua viene n3 più 1 fino a n4 e così via. Che cosa significa? Che ogni somma riparte da dove si era fermata la precedente, non c'è sovrapposizione di termini. Facciamo un esempio. Se n1 è uguale a 3, n2 uguale a 5, n3 uguale a 9, n4 uguale a 10, allora B con 1 è la somma per n che va da 1 a 3 degli agonemi, B con 2 è la somma per n che va da 4 a 5 degli agonemi, B con 3 è la somma per n che va da 6 a 9 degli agonemi, B con 4 è la somma per n che va da 10 a 10 degli agonemi, e così via. Quindi questo sarebbe a con 1 più a con 2 più a con 3, questo sarebbe a con 4 più a con 5, questo sarebbe a con 6 più a con 7 più a con 8 più a con 9, questo qua è solo a con 10, e si continua così. Chiaro? Ok. Allora, quindi qua siano per costruzione, siano. Allora, che succede? La serie
perenne che va da 1 a infinito degli agon n è, diciamo, se questa a somma s, allora la serie per j che va da 1 a più infinito dei p con j, che se vogliamo scriverlo per estesa, la serie per j che va da 1 a più infinito, cioè la serie della somma per n uguale n j meno 1 a n j dei p con j, n0 è come se fosse 1, pure questa deve fare s. La dimostrazione è banale, le somme parziali per j che va da 1 a k dei p con j sono la somma per j che va da 1 a k della somma per n che va da nj meno 1 ad nj dei nj meno 1 più 1, ci manca più 1. Quindi n0 è come se fosse 0, no? No. Dei p con j, che se vi fate il conto, allora b con 1, cioè se io faccio questa somma parziale adesso fino a 4, che cosa ho trovo? Trovo a con 1 più a con 2 più a con 3 più a con 4 più a con 5 più a con 7 più a con 7 più a con 8 più a con 9 più a con 10, cioè siccome ogni somma riparte dal termine successivo degli agon n rispetto alla somma precedente, quando le metto tutte insieme cosa ottengo? Ottengo esattamente la somma per n che va da 1 a nk degli agon n, cioè snk. Ma snk, quando k tende a infinito, tende a s. Perché? Perché noi sapevamo che questa somma faceva s, quindi sapevamo che le somme parziali s con n tendono a s, snk è un estratto di una successione convergente e quindi converge pure allo stesso tempo. Ok? Questa è quella che si chiama proprietà associativa, oppure diciamo che raggruppando i termini la somma non cambia. Ora però, senza andare a formalizzare una proprietà dissociativa, cioè se sia possibile o meno spezzare dei termini in due come somma, sostituire al posto di ogni termine per esempio la somma di due pezzi, andiamo a fare... Oh, questa proprietà associativa vale per tutte le serie, anche a termini fuori di segno non costanti, basta che siano convergenti. Se questa converge, la serie ottenuta raggruppando i termini deve convergere allo stesso risultato. Adesso però andiamo a fare un esempio che ci fa rendere conto che possiamo, se la serie di partenza non converge, possiamo avere problemi. E andiamo a vedere quali questi siano. Allora, prendere questa serie qua, a con n uguale meno 1 elevato alla n. Allora, facciamo la nostra serie, somma per n che va da 1 a più infinito di meno 1 elevato alla n. Chi è questa serie? È meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 più 1.
Allora, cosa possiamo dire di questa serie? Questa serie non converge. Perché? Quali sono le somme parziali? Chi è S1? S1 è la somma del primo termine, viene meno 1. Chi è S2? S2 è la somma dei primi due termini, viene meno 1 più 1 che fa 0. Chi è S3? Di nuovo meno 1. Chi è S4? Di nuovo 0. Chi è S5? Di nuovo meno 1 e così via. Quindi Sn, se vogliamo scrivere una formula generale, è uguale a vediamo un po', 1 meno 1 più meno 1 alla n fratto 2. Vediamo se funziona. Per n uguale a 1 viene meno 1, meno 1 fratto 2 fa meno 1. Per n uguale a 2 meno 1 più 1 fratto 2 che fa 0. Insomma, se n è dispar viene meno 1, se n è par. Ora però uno potrebbe dire, quindi queste somme parziali oscillano, valgono meno 1 e 0. Se io raggruppo i termini, posso far convergere questa serie? Sì. Però a che cosa posso farla convergere? Ricordatevi, se raggruppando i termini posso ottenere un'estratta delle somme parziali. Le somme parziali sono meno 1, 0, meno 1, 0, dove possono convergere? Dove può convergere un'estratta? La successione che contiene solo meno 1 e 0, un'estratta può convergere o a meno 1 o a 0. Ma ambedue i casi sono possibili, perché io posso, questa somma qua la posso raggruppare così. Cioè raggruppo i termini a 2 a 2 partendo dall'inizio. Quanto fanno queste somme? Allora, b con 1 fa 0, b con 2 fa 0, b con 3 fa 0, quindi b con j è uguale a 0 per ogni j. La somma per n che per j che va da 1 a più infinito di b con j sarà 0. Ma la riscrivo qua, somma per n che va da 1 a infinito di meno 1 alla n uguale meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1 più. Stavolta cosa faccio? Raggruppo sempre a 2 a 2, ma partendo dal secondo termine in poi. Il primo lo lascio a parte. Allora il primo termine b con 1 farà meno 1, il secondo farà 0, il terzo farà 0, il quarto farà 0, il quinto farà 0 e così via. In questo caso la somma per j che va da 1 a infinito di b con j farà meno 1, perché farà b con 1 che fa meno 1. Io fa meno 1, tutti gli altri fanno 0. Contraddice questo, quel risultato che abbiamo dimostrato prima,
No, perché prima andiamo a salvare. Se converge la serie originale, allora converge la serie ottenuta raggruppando i termini e la somma non cambia. Ma se la serie originale non converge, e quindi posso avere più estratte delle somme parziali che convergono a più cose, allora effettivamente posso, raggruppando i termini, posso avere magari una serie che converge a 0 oppure magari una serie che converge a meno 1. Vediamo un po'. Qualcuno dice potreste trovare su internet da qualche parte eccetera qualche ragionamento che dice che la somma di questa serie fa meno un mezzo. Dice, mo faceva meno 1, mo faceva 0, mo fa meno un mezzo. Allora seguite questo ragionamento. Allora potreste trovare somma per n che va da 1 a più infinito di meno 1 alla n, che supponiamo che faccia s. Però se io prendo il primo termine e lo scrivo a parte, meno 1 più somma per n che va da 2 a più infinito di meno 1 alla n, il primo. Quindi questo qua è uguale a meno 1 meno somma per n che va da 1 a infinito di meno 1 alla n. Perché se io invece di partire da 2 parto da 1, i termini sono esattamente gli opposti di prima. Se fate i termini di questa serie sono 1 meno 1, 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1. Allora qui mi viene meno 1 meno s, perché io la serie iniziale dicevo che faceva s. Allora, quindi ottengo l'equazione s uguale meno 1 meno s, cioè 2s uguale meno 1, e quindi s uguale a meno 1. Chiaro? È vero? No. Voglio essere preciso. Questa serie non converge a meno un mezzo, perché per definizione, per convergere a meno un mezzo, le somme parziali devono convergere a meno un mezzo e questa non ci converge. È possibile estendere la definizione di convergenza in modo tale che questa serie converga a meno un mezzo. Ma noi la vogliamo estendere? No. Perché fallisce il ragionamento con la definizione che abbiamo dato noi? Perché questo ragionamento dice che se questa serie deve avere una somma e devono valere per esempio la proprietà che la somma dell'opposto di una serie deve essere l'opposto della somma, se valgono questi due se valgono queste due ipotesi, allora questa somma deve fare meno un mezzo. Ma certamente la proprietà che l'opposto, la somma della serie opposta sia l'opposto della somma, quella vale. Quello che però non vale è che questa serie abbia una somma, perché noi no, questa serie non è sommata. Se vogliamo estendere la definizione in maniera tale che questa serie sia sommabile, la somma dovrà fare per forza una cosa. Si può fare, ma è un altro. Questo è importante, perché se vi ricordate questi ragionamenti condizionati noi li abbiamo fatti anche altre volte. Se vi ricordate abbiamo fatto dei ragionamenti sulle successioni che ci dicevano: ah, se questa successione converge, converge a radical 2. Però poi per dire che la successione effettivamente convergeva a radical 2 dovevamo dimostrare che era monotona e quindi convergente. Quindi siccome era convergente doveva convergere per forza a radical 2. Chiaro? Cioè c'è sempre la trappola di quella che si chiama diciamo la prova ontologica dell'esistenza di Dio. Sant'Anselmo, sapete come funziona la prova ontologica dell'esistenza di Dio? Allora, Sant'Anselmo diceva
Beh, Dio è un essere perfetto. Se non esistesse, non sarebbe perfetto, quindi esiste. È chiaro che intuitivamente qualche cosa rimane fastidioso. Infatti poi arrivò Kant, secoli dopo, non so quanto tempo dopo, secoli, non mi ricordo quando è vissuto Sant'Anselmo. Qua l'ha detto, vabbè, io posso anche pensare, immaginare di avere 10 talleri in tasca, sarebbe perfetto, quindi per forza devo avere 10. Metto la mano in tasca, non ce li ho. In realtà, è chiaro che questa prova non funziona, ma non prova neanche che Dio non esiste. Ammesso, prima di tutto avreste grossi problemi già a definire. Io non avrei problemi a definire cose finite. Però ammettiamo che l'umanità abbia dei problemi a definire. Però certamente non in base alle posizioni che ci sono. Sicuramente non riuscireste, non potreste provarne né l'esistenza né la non esistenza, in realtà è un atto di fede, basta. Chiaro? Però quel discorso della prova ontologica è importante dal punto di vista logico, perché? Perché giustamente un papa, altri decenni dopo, diceva: ma Sant'Anselmo non si poteva fare i fatti suoi, perché cercando di dimostrare l'esistenza di Dio, essendosi la prova rivelata inconsistente, molte persone si sono state portate a dire quindi Dio non esiste. Cioè, attenzione, la logica è una brutta bestia, va adoperata con misura e precisione. L'ultima annotazione ci tengo che rimanga sulle vite lezioni, visto che abbiamo nominato Kant, che era tedesco, l'etica degli antichi, che cos'è l'etica? Secondo Wittgenstein è una cosa che non si può in nessun modo definire, però diciamo più o meno le regole di comportamento. Secondo gli antichi dicevano: vabbè, tu ti devi comportare bene, perché l'etica, insomma, risale ai greci o ai romani, cioè, perché solo così sarai veramente felice. Quindi lo devi fare perché tu interessa comportarti. Secondo Kant dice: no, tu ti devi comportare bene, perché devi comportarti bene, è un obbligo morale comportarti bene. Il che spiega molte cose, secondo me, almeno sui tedeschi. Ok, allora torniamo a noi. Serie: vale la proprietà associativa per ogni tipo di serie. Ovviamente la serie di partenza deve essere convergente. Se la serie di partenza non è convergente, abbiamo dato un esempio in cui, associando i termini in un modo, la serie converge a meno 1, associando i termini in un altro modo, la serie converge a 0. È possibile, ma in questo caso la serie di partenza non poteva essere convergente, infatti non lo è. Chiaro? Se questa serie fosse stata a termini di segno costanti, questa proprietà valeva sempre, anche se la serie fosse stata divergente. Cioè, se diverge, ma è a termini di segno costante, attenzione, l'ho riscritto, scrivo perché verba volant è scritta male. Thank you.
siano prendiamo le due serie come sopra, la seconda ottenuta raggruppando i termini della prima. Sia inoltre, a con n maggiore o uguale di 0 per ogni n. Allora, se la somma di a con n, che cosa può fare? Può fare s, che ha un numero reale o è più infinito, o è un numero reale non negativo, vediamo così, cioè la proprietà di avere la stessa somma vale anche se la serie di partenza divergeva, cioè se la serie di partenza divergeva ma i termini erano non negativi e raggruppate i termini, ovviamente la serie ottenuta raggruppando i termini continua a divergere. Questo perché quando arrivate qua e dite che questa diverge, per esempio se s è uguale a più infinito, beh, siccome la successione originale delle somme era monotona e una sua sottosuccessione diverge, tutta la successione deve divergere. Questa ragione l'abbiamo già. Quindi, in buona sostanza, la proprietà associativa quando vale? Per le serie a termini di segno costante vale sempre, sempre. Sia se diverge, sia se converge. Per le serie a termini di segno qualunque, vale sicuramente se la serie di partenza converge, altrimenti ci potrebbero essere problemi. Ok, e va bene, andiamo invece adesso a parlare di proprietà commutativa. Che cos'è la proprietà commutativa? Allora, cominciamo a vedere cosa si intende per proprietà commutativa. Cominciamo con una somma finita. Quando scrivo a con 1 più a con 2 più a con 3, la proprietà commutativa significa che se io permuto questi indici, per esempio faccio a con 3 più a con 1 più a con 2, la somma viene uguale. Chiaro? Quindi, come possiamo scriverlo? Allora, se io faccio la somma per n che va da 1 a k di certi addendi a con n, questa deve essere uguale alla somma per n che va da 1 a k di a con phi di n, dove phi di n sia un'applicazione da 1, 2,
K in 1, 2, K, Φ deve essere invertibile. Quindi iniettivo e suiettivo. Un'applicazione del genere, l'abbiamo forse già accennato, si chiama permutazione. Quante sono le permutazioni possibili? Vediamo un po' chi se lo ricorda. K fattoriale, perché? Fi di 1 avete K scelte, Fi di 2 avete tutte le scelte possibili tranne Fi di 1 che è stato già impegnato, che sono K-1 e così via. Le permutazioni su un insieme di K oggetti sono K fattoriale. Ok, questa è la proprietà commutativa su una somma finita. Tu puoi scambiare gli indici come ti pare, gli addendi puoi metterli nell'ordine che ti pare e più ti aggrada, il risultato verrà sempre lo stesso. Vediamo, proprietà commutativa. Allora, come andiamo a cercare di scrivere la proprietà commutativa per le serie? Allora, abbiamo adesso una serie. Poi diciamo sia Fi da n in n una funzione, un'applicazione invertibile più univoca. Quindi essendo più univoca e invertibile deve essere iniettiva ma anche suiettiva. Non solo iniettiva, perché io potrei dire 1 va in 7, 2 va in 5, 3 va in 4, però ci vuole pure qualcuno che vada in 1. Cioè deve essere proprio invertibile. Questa è una definizione, eh? Allora la somma per n che va da 1 a infinito di a con fi di n si dice serie ottenuta riordinando i termini di della serie di partenza. Questa un'applicazione del genere si dice riordinamento. Fi si dice riordinamento. Vieni. Allora, scambiamo i termini. A con 7 lo portiamo al posto 253, A con 450 lo portiamo al posto di A con 1 e così via. Però basta farlo in maniera invertibile, cioè non ha, allora A con 7 verrà contato prima o poi in un'altra posizione, però sarà sempre quello, no? Allora la domanda è: se io riordino i termini, che succede alla somma della serie?
uno può aspettarsi, dice, non cambia. No. Se la serie a termini di segno costante effettivamente non cambia, cioè per le serie a termini di segno costante valgono praticamente tutte le proprietà che valevano prima, quindi varrà anche la proprietà commutativa. Ma vedremo che se la serie a termini di segno non costante allora le cose sono più complicate e riordinando i termini addirittura le cose possono cambiare. Allora cominciamo a dimostrare che se una serie è a termini di segno, dimostriamo questo e poi facciamo pausa 5 minuti di sacrificio e poi facciamo pausa. Allora cosa dobbiamo dimostrare? Allora, diciamo teorema sia somma di agon n una serie con agon n maggiore o uguale di 0 per ogni n. Quindi una serie a termini di segno costante. Allora la somma di questa serie è uguale alla somma della serie ottenuta riordinando i termini per ogni riordinamento. N. Cioè se io riordino i termini la somma non cambia effettivamente. Allora dimostrazione, chiamiamo S la somma degli agon n ed S primo la somma degli aconfi di n. Ovviamente questi possono anche divergere, questo appartiene a 0, lo scrivo così per brevità, no? Questo appartiene a 0, quindi compreso il caso che una delle due sia divergente. Tanto queste sicuramente sono termini a segni di segno costante, perché? Perché a con fi di n è sicuramente maggiore o uguale di 0 per ogni n. Fi di n è un indice, gli agon n sono tutti positivi, quindi questo è termine di segno positivo, questo è termine di segno positivo. Allora io voglio far vedere che che S è più piccolo di S prima. Allora chi è S? S è uguale alla somma, è uguale al limite per n che tende a infinito di S con n. E chi è S con n? S con n è la somma degli A con K per K che va da 1 a n.
scusate, è più facile dimostrare che S' è più piccolo di S. Tanto il ragionamento poi si concluderà. Cominciamo a prendere S'. S' è il limite delle somme parziali. Chi è S'? N è la somma per K che va da 1 a N di A con Fi con K. Allora io prendo il massimo quando K è compreso tra 1 ed N di A con Fi con K, di Fi con K, dell'insieme. Scriviamolo per esteso e le scrivo così. Per esempio, supponiamo che K, che N sia uguale a 3. Allora Fi di 1 sia 5, Fi di 3, Fi di 2 sia 3 e Fi di 3 sia 9. Qual è il massimo tra Fi con 1, Fi con 2 e Fi con 3? 9. Chiaro? Allora questo qui, questo numero qua dipende da N e lo chiamiamo come lo vogliamo chiamare? HN. Allora io dico che S'N è più piccolo di SHN. Ma chi è SHN? La somma per K che va da 1 fino ad HN di A con K. Però perché è vero questo? Perché Fi di 1 è minore di HN, quindi A con Fi di 1 qua dentro ci sta, A con Fi di 2 qua dentro ci sta, cioè tutti gli addendi che stanno qua, qua dentro ci stanno. Eventualmente ce ne sono altri, però gli altri che possiamo aggiungere sono tutti non negativi, quindi la somma non può far altro. Tutti gli addendi di prima ci stanno, ce ne stanno altri in più, quindi la somma non può far altro che aumentare. Però io so che questa quantità è più piccola di S, perché questa è una somma parziale, le somme parziali sono monotone e non decrescenti, il limite è S, quindi cosa abbiamo dimostrato? Che S'N è più piccolo di S per ogni N. A questo punto faccio il limite e per la teorema della permanenza del segno, quando passo al limite, se faccio il limite, o teorema del confronto se preferite, il limite di questi sono tutti quanti più piccoli di S, il limite di questi fa S' anche S' è più piccolo di S. Quindi abbiamo dimostrato che S' non aumenta, però se questi qua li chiamiamo, se io chiamo B con N uguale A con Fi con N e io faccio la somma per N che va da 1 a infinito di B con N, e questa fa sempre S'. Ma questa è uguale a la somma per N che va da 1 a più infinito di B con Fi a meno 1 di N. E questa somma fa S. Ok? Per capirlo, qua chiamate la variabile con un indice diverso. M. Beh, se questo lo chiamate M, questo chi è? Fi a meno 1 di M. Qua si capisce meglio, no? Perché io poi ho rimesso M uguale M. È la stessa cosa. Quindi, cioè, cosa sto dicendo? Sto dicendo che il comportamento del riordinamento è simmetrico. Siccome la funzione è invertibile, Fi è un riordinamento. La funzione inversa, Fi a meno 1, pure lei è un riordinamento. Quindi, riordinando al contrario, io posso tornare dietro. Allora cosa mi dice? Che come S' era minore o uguale di S, qua riordinando
la somma non aumenta e quindi S è minore o uguale di S primo, che era minore o uguale di S. Quindi S S primo dovrà essere per forza uguale. Cioè, nel momento in cui voi avete dimostrato che riordinando i termini la somma non aumenta, ed è rimane uguale, perché io riordinando i termini posso tornare alla situazione precedente, un'altra volta non aumenta, però torna quella di prima. Quindi sapete, S più grande di S primo più grande di S. S uguale a S, questo in mezzo. È chiaro? Quindi, se la serie è a termini di segno costante, riordinando i termini non cambia nulla, posso fare tutti gli riordinamenti che mi pare e piaccia. Insomma, se dovete solo incassare, supponiamo la somma della serie faccia 100.000 euro, potete fare nell'ordine in cui vi pare, alla fine sempre incassare 100.000 euro. Se dovete solo pagare, potete affannarvi a posticipare i pagamenti come vi pare, ma alla fine il totale sarà sempre lo stesso. Anzi, ratezzando, in genere se ci sono interessi è la cosa peggiore. Però, ok. Va bene, adesso facciamo pausa.